One Podcast. Together, of course, here in regiment of Italian here, and I didn't know that this monument was here. I think it was there, but yeah. Okay. It's actually ruined because this part. Nije ništa bilo ovdje, nego bila samo ovdje počela na jedna postavljena na. Ma ja sam mislio da je samo jedna bila ovdje. Yeah. Ovdje. Yes, okay. He said it was only one monument here. Okay. It was okay. First here, but it, I don't know who moved it to here. Okay. And from qui in Bosnia la primavera è un anticipo d'estate. È prepotente, a tratti caldissima, con un'umidità densa. I boschi ricoprono quasi la metà del territorio. Tutto in questo momento dell'anno viene preso d'assalto dalla natura, compreso il tempo. Siamo sulla scena dell'eccidio. La vegetazione intorno a noi è fitta, allora come oggi. Sciami di insetti oggi, sciami di uomini armati che si muovono tra i boschi, allora. A pochi metri da noi scorre la strada asfaltata che collega la cittadina di Gorni Vakuf a quella di Novi Travnik. Si snoda attraverso un canyon naturale nei pressi della miniera del Monte Radovan, dove oggi saltano e si rincorrono gli appassionati di motocross. La curva, il bosco, tutto è rimasto uguale. Tra il ciglio della strada e il fiume c'è una stele con tre fori. Uno per Guido, uno per Fabio, uno per Sergio. Il monumento, diviso in due volumi, dichiara, quasi urla, l'atto violento che ha diviso la vita dei cinque. Tutto è rimasto uguale intorno all'unico dettaglio contemporaneo. Una lattina vuota di birra giusco. Volontari è un termine generico. Volontari è una parola che non rende giustizia alla diversità di interessi e motivazioni di cinque italiani che nel maggio del 1993, durante la guerra nella ex Jugoslavia, organizzano un viaggio umanitario nel cuore della Bosnia. I loro nomi sono Sergio Lana, Fabio Moreni, Cristian Penocchio, Guido Puletti, Agostino Zanotti. Solo due di loro torneranno a casa per raccontare cosa è successo. Io sono Anna Giunchi e questo è Nessun Movente, il racconto dell'eccidio degli unici pacifisti occidentali giustiziati durante la guerra in ex Jugoslavia. A distanza di 30 anni abbiamo raccolto le voci dei sopravvissuti, abbiamo ripercorso le vicende giudiziarie e siamo tornati nei luoghi che conservano la memoria di quell'evento per rispondere a una sola, semplice, inquietante domanda. Perché? Non so se avete visto Pulp Fiction. Sì. Presente la scena di quando gli sparano, che poi lui va, certo. Che lui va fuori di testa, che diventa un... Ecco, io ho vissuto questa cosa qua. E mi hanno sparato una raffica di mitra addosso. Una raffica, non un colpo, una raffica. Sentivo il vento dei proiettili vicino a me. Vedevo le foglie che si rompevano, non capivo cos'erano le foglie prese dai proiettili. E non mi hanno preso. Non mi hanno neanche ferito, non mi hanno neanche sfiorato un proiettile. Perciò sono andato un po' fuori di testa che pensando a questa cosa qua, come è successo nel film Pulp Fiction. Sono un po' matto. Cioè, penso delle cose un po' strane, perché comunque non sono credente, perché uno potrebbe dire è stato Dio. Mi dà molto fastidio pensare a questa cosa, perché allora se fosse vero e gli altri, io merito più Dio degli altri, cioè boh, non lo so. 29 maggio 1993, ore 16. Il gruppo dei cinque volontari è diretto a Zavidovici con un camion di aiuti umanitari e viene sequestrato mentre percorre la Diamond Route, strada dei diamanti, come la chiama l'UNPROFOR. Sulle prime la situazione non sembra grave, i militari sembrano interessati soltanto ai beni alimentari e ai pochi soldi che gli italiani portano con sé. Ma poi qualcosa va storto e la situazione, inspiegabilmente, degenera. Il primo soldato spara tre colpi di Kalashnikov e colpisce Guido Puletti all'istante,
che probabilmente aveva fatto un passo quasi per proteggerci, perché mentre Guido riceve e intercetta le tre pallottole, abbiamo un attimo di protezione da parte sua che dà la possibilità a Christian di buttarsi in un cespuglio e di nascondersi dietro questo cespuglio. Lui rimarrà lì a seguire tutta la scena. Quando poi hanno abbracciato bene le armi, hanno puntato e hanno cominciato a sparare, io ho un buco di memoria, non ricordo bene cosa è successo. Sta di fatto che mi sono buttato giù nel precipizio, non ricordo di averlo fatto, ma l'ho fatto perché ero lì dopo. Mi sono nascosto lì vicino. Quando ho ripreso il ricordo, mi ricordo che mi sparavano addosso, Raffica e Dimitra, sentivo i fischi dei proiettili che mi sfioravano e non so cosa è successo, non mi hanno preso, non so dire, non lo so. La memoria di Christian lo protegge. I ricordi sarebbero troppo drammatici per lui, inaccettabili forse. E così la sua mente li ha cancellati. Ma i racconti dei sopravvissuti ci permettono di ricostruire la dinamica che gli permette di fuggire. È il sacrificio di Guido Puletti, che si frappone fra loro e le pallottole, a salvare Christian e Agostino. E Fabio. E il giovane Sergio. Che ne è di loro? Fabio Moreni, invece di correre verso destra, corre giù per la scarpata e corre giù per la scarpata. In fondo alla scarpata troverà due soldati che lo colpiscono e riceverà purtroppo oltre 20 colpi di mitraglietta che lo colpiscono. Il secondo soldato spara verso Sergio e verso di me. Io scappo a sinistra, corro, quando dicevo che il tempo si dilata, perché dal momento in cui guardo il soldato e vedo se vuole sparare a quando incominciano a sparare, secondo me è passato tantissimo tempo, in realtà pochissimo, ma in quel momento io incomincio a scappare e Sergio mi segue. Sergio poi prende un attimo la strada in discesa per la scarpata, ma poi ritorna sul sentiero che sto facendo, è ferito e mi dice: ma Madonna, ci stanno ammazzando. E io dico a Sergio: Sergio, scappa, perché è l'unica cosa che possiamo fare. Quando lo vedo ferito, pensavo che fosse ferito perché è inciampato in un ramo da qualche parte, perché chi ci immaginava che succedesse tutto questo? Cioè, non sai capacitarti e quindi anche i segnali non li cogli. In realtà Sergio era stato colpito già da un proiettile e va giù verso la scarpata dove è andato anche Fabio, e purtroppo lui viene crivellato di colpi di mitraglietta e finisce lì la sua vita. Guido Puletti è il primo a cadere sotto i colpi dei soldati, poi Fabio Moreni e infine Sergio Lana, che viene ferito, poi raggiunto e infine freddato sul fondo della scarpata. Agostino e Christian sono salvi, ma ancora braccati dai soldati. Io sento questi proiettili, continuo a scappare, gli occhi sono dilatati dall'adrenalina, il fiato fa fatica a tenere il ritmo. E lì entra un po' quell'istinto di sopravvivenza che ti fa fare cose impensate fino a quel momento, ti fa correre velocissimo, ti fa prendere le decisioni in un attimo, eccetera. E quindi mentre mi arriva l'ultima pallottola che mi sfiora i jeans e la caviglia, io mi tuffo in un torrente a corpo morto, come per dare l'impressione che di essere stato colpito a morte. E lì rimango con l'acqua gelida, il tremore del corpo che deve smaltire tutta l'adrenalina, i rumori intorno che non riesco a decifrare. E dopo sono venuti a cercarmi, sono venuti giù, mi hanno cercato. Io ero rannicchiato, tutto rannicchiato, vestito di nero, mi ero messo le mani nascoste nella maglietta nera,
la faccia tra le braccia, tutto rannicchiato con gli alberi sopra, era giorno. Sì, mi vedere. Nascondo, mi metto le foglie, cerco di stare a filo d'acqua per respirare. Non era buio, secondo me, però non era neanche chiarissimo, in mezzo al bosco. E intanto loro sono sopra che mi cercano, sento il rumore dei fucili, i loro passi, e in realtà non mi vedono, non mi trovano. Il tipo che mi ha cercato, quello giovane, cioè quello più cattivo, diciamo così, mi ha camminato sopra. Non mi ha visto, niente, con la testa guardava in alto e io sotto i suoi piedi. E se camminavo un piede prima o un piede dopo mi pestava, avrebbe sentito che c'ero. E dico, vabbè, magari mi faccio scivolare nell'acqua, rimango nel torrente finché posso, poi il torrente andrà in un torrente più grande, il torrente più grande in un altro ancora più grande, e per carità arriverò in città e vedrò un casco blu che mi dà una mano o qualcuno. Questa è la teoria. Mi lascio scivolare nel torrente, praticamente prendo rami, pietre, cioè rimango ferito da più parti. Sembra trascorso un tempo infinito da quando il convoglio diretto a Zawidowicz è stato fermato. In realtà è passata solo mezza giornata. La banda di Parga, dicevamo, ferma i volontari a metà pomeriggio, alle 16 per la precisione, mentre il percorso che conduce i cinque sul luogo del massacro dura poco più di 2 ore. Ora è calata la notte nella foresta che circonda la strada dei diamanti. Christian è nascosto da qualche parte nei boschi. Agostino rimane nel fiume per ore, finché non è sicuro che i soldati abbiano smesso di cercarlo. Anche ha deciso di uscire dal torrente, però siamo in una zona di prima linea, i campi sono minati e come faccio ad attraversare tutto questo? E dico, vabbè, ormai non posso che affidarmi alla sorte, attraverso questo campo, arrivo su una strada un pochettino sterrata, più grande, e intanto si sono fatte le 5 del mattino, e alle 5 del mattino la notte è stata una notte di luna piena, che mi ha permesso di vedere effettivamente dove andavo e di seguire un po' il tutto. E io avrò sempre dentro di me quella sensazione del buio degli alberi, e dall'ombra degli alberi prodotti dalla luna piena, e di questo senso che insomma dietro agli alberi forse c'era qualcuno che mi stava aspettando per fermarmi e bloccarmi, quindi ogni passo era un passo guadagnato verso la salvezza, ma anche un passo verso l'ignoto, boh, chissà dove andrò a finire. E quindi alle 5 arrivo vicino a un villaggetto, vedo delle case, c'è molta foschia, quella foschia mattutina che si vede nella mattina in mezzo ai boschi, eccetera. E riesco a distinguere in fondo, poco lontano da me, 3 soldati, questa volta in divisa ufficiale. E allora decido di andare verso di loro, di non scappare, sennò mi avrebbero sparato subito. Vado verso di loro e loro vedono arrivare questa persona bagnata fradicia, sanguinante, impaurita, i brandelli di vestiti, eccetera, e uno di loro tira giù il fucile e vuole spararmi. Abbasso le braccia, lo guardo negli occhi e dico, guarda, spara. E io non so, non posso fare altro di quello che ho fatto, perché ho lasciato 3 amici, 4 amici, sono scappato alle pallottole, più di così. E mentre dico queste parole in italiano, in fianco a lui c'è un ragazzo che dice, ma no, è italiano, abbassa il fucile, prende il fucile del compagno, lo abbassa e dice, ma no, è italiano, lascialo stare. E dico, sì, sono italiano. Ah, guarda, sono stato anch'io in Italia, ho fatto il muratore, un bel paese. E dico, sì, Italia. Agostino conclude la sua fuga con l'arrivo in un villaggio. Lì incontra altri soldati. Stremato, dopo una notte passata a camminare nel torrente tra i boschi, si consegna. Ha paura, ma è salvo. E poi spiego più o meno in inglese che cosa mi è successo, non dando
diciamo, indicazioni precise in realtà su chi era il comandante, eccetera, perché secondo me apparteneva esattamente all'esercito che mi stava a cui facevano parte questi soldati. Ecco, loro mi portano in una casermetta, in un rifugio di prima linea, mi danno qualcosa da bere, mi vestono, prendo i vestiti di un soldato e lì mi addormento più o meno un'oretta, un paio di orette. E credo che in quel momento sia scattato un po' il meccanismo di richiedere un po' allo Stato Maggiore che fare di questo italiano che è in mezzo in prima linea, che con altri italiani. Come mai? Perché? Intanto, non lontano da Agostino, c'è un uomo che ancora vaga tra le montagne, senza sapere dove dirigersi, con la netta sensazione che tutto intorno a lui possa rappresentare un pericolo. E niente, poi ho cominciato a vagare per il bosco, avevo un piano, nella strada dove ci hanno fermato, so che passano a noi, passava l'Umprofor, i caschi blu. Perciò il mio piano era non rifare la stessa strada perché avevo incontrato i miei ragazzini, ma tramite dall'alto le montagne andare a ritornare lì. Il mio piano era quello, ovviamente mi sono perso. Ho incontrato un animale di notte, bello grosso, camminavo piano, felpato per non far rumore. E ci siamo incrociati uno davanti all'altro, lui mi ha ringhiato, non so cos'era, e io ho fatto dei versi incredibili. E mi sono difeso, cioè mi ha ringhiato e mi ha tipo attaccato, io invece di scappare, ma l'istinto, non ho ragionato. L'ho attaccato anch'io, ringhiando, facendo dei versi, sono uscito dalla bocca dei versi pazzeschi. E ci siamo un po' affrontati così, poi pian piano ci siamo allontanati, non so che cosa era. Proviamo a metterci nei panni di Christian. È sopravvissuto a un eccidio, ha visto i suoi amici massacrati. Da ore vaga nei boschi senza cibo né acqua. È solo. Ho detto addio alle persone care, a due persone care che amo, mia mamma e la mia donna di allora. Ed è per questo che vi dicevo prima che credo in certe cose. Ho detto delle cose che non ho mai detto a nessuno, mi ero anche dimenticato di averle dette, e loro le hanno sentite. E quando mi hanno visto me l'hanno detto. E non potevano saperlo, perché nessuno lo sapeva, nessuno, neanche io mi ero dimenticato, però era vero perché mi sono ricordato. Perciò avendo vissuto questa esperienza di telepatia, ovviamente la mia vita anche per questo è cambiata. Poi ho trovato delle persone che mi hanno visto, mi hanno visto, un cane anche, mi hanno urlato e mi hanno sparato. E sono scappato e poi ho cominciato a correre giù in vallata da caso. A un certo punto del suo girovagare, anche Christian raggiunge un villaggio. Ci sono donne e ragazzini appena adolescenti con mimetica e Kalashnikov. Nessuno parla italiano. Christian vede una fontana nel centro del paese. Con le mani alzate si avvicina per bere. Le donne cominciano a urlare. Allora intervengono i bambini soldato che si frappongono fra lui e la fontana, impauriti e minacciosi allo stesso tempo. Christian sa che potrebbero scambiarlo per un nemico. Sa che potrebbero sparargli, ma è troppo stanco per preoccuparsi. La sete gli acceca i pensieri e continua a camminare. Che poi potevano anche uccidermi, che proprio guarda, l'importante in quel momento è che riuscissi a bere quell'acqua. E niente, allora comincio a parlare con questi qui, no? Erano due bambini. E loro si guardavano, non sapevano cosa fare. Avevo un giubbino da reporter, una tasca nascosta. Avevo messo un passaporto, ho detto semmai che mi lo prendo, lo metto ben nascosto qui. E facevo col passaporto in mano, italiano, tutto così. E niente, loro non sanno cosa fare. Loro si guardano, non sanno cosa fare. Io anche lì, istinto. Ho detto ok, ciao, vado io, ciao ciao, ciao. E andavo via con le mani in alto, tanto proprio mi sparassero alle spalle e sono andato via. Purtroppo, che ho passato una notte talmente brutta che avrei preferito stare lì. Purtroppo poi dopo ho saputo che è passato Agostino. Abbiamo lasciato Agostino in mano ai caschi blu. È stato vestito, accudito. Ha potuto finalmente dormire per qualche ora. Ma quando si sveglia un pensiero lo tormenta. Che fine hanno fatto i suoi compagni? Arriva la notizia che hanno visto uno degli italiani aggirarsi per un villaggio che si era avvicinato a una fontana di acqua a bere.
E allora io organizzo insieme a degli altri civili e a degli altri soldati una spedizione con megafono e foglietti da lasciare in giro, dove appunto dico Guido, Fabio, Sergio, Cristian, uscite perché sono qui per salvarvi, eccetera. E non sapendo che in realtà Guido, Fabio e Sergio non c'erano più, e Cristian in realtà vede passare il nostro convoglio e pensando che siano lì per prendere lui, si nasconde nei boschi e scappa. E difatti Christian farà una seconda notte nei boschi da solo. Più di 24 ore sono passate dall'eccidio. È il 30 maggio 1993. La notte incombe nuovamente. La seconda per Christian. Purtroppo quella notte lì è stata un'esperienza la più brutta, penso. Di giorno faceva molto caldo, avevo una maglietta. Di notte faceva molto freddo, stavo in montagna. Mi ero fatto una cuccia, questo mi veniva in mente, non avevo preparazioni, tutto istinto. E con le foglie mi ero fatto tipo una coperta, con le foglie secche. E durante la notte, a un certo punto, io sono... Sto volando, prendo un sogno tipo, no? Sono in alto, non molto, tipo questa parete così. E dall'alto vedo una persona, poverino, che sta proprio male. Se l'era fatta addosso, era terrorizzato e si rotolava su se stesso, era fuori di testa, era pazzo. E mi sono avvicinato per aiutarlo. E in quel momento, mentre mi rendo conto che sono io, ma anche l'altro ero io. E divento uno, entro dentro in me stesso e mi sveglio. È stata un'esperienza traumatica che voi non avete idea, cioè non riuscivo più a vivere il giorno dopo perché era fortissima, era molto vera, è una cosa che non sapevo potesse succedere. Invece poi ci sono dei santoni buddisti, per fare un esempio, che mi hanno detto che lavorano decenni per riuscire ad avere questa esperienza, fanno meditazione per decenni, vivi in un'altra dimensione, no? A causa di un fortissimo trauma può succedere che la nostra psiche si dissoci. Si tratta di un disturbo che altera la personalità e ci fa percepire il nostro corpo come un doppio. È quello che succede a Christian la seconda notte passata da solo nei boschi. Dall'alto vede un corpo sdraiato a terra, terrorizzato, disperato. Poi lo sdoppiamento finisce e si accorge che quel corpo è suo. Un'esperienza che ancora oggi, a distanza di 30 anni, ricorda con angoscia. La notte è stata, non ho più dormito, ovviamente avevo il terrore di dormire. Ero talmente terrorizzato che mi succedesse questa cosa ingestibile che la mattina, quando l'albo, ho pensato: adesso i primi che trovo mi faccio prendere, perché non voglio assolutamente che viva una cosa del genere. Cioè, pensai che passasse un'altra notte. Al primo villaggio che ho trovato, ho visto due soldati di guardia, gli sono andato incontro con il mio passaporto in mano, l'altra così, e andavo incontro e mi vedevano. A un certo punto ero talmente vicino che ho pensato: cazzo, magari mi vedono e mi sparano perché hanno paura, no? Faccio: oh, minchia, si sono girati e mi hanno sparato anche loro. Mi sono buttato giù così con le mani in alto, no, hanno sparato. Poi non so se mi capivano, parlavo in italiano. Hanno cominciato a chiedermi se ero croato, perché avevo il mio giubbino da cazzo da fotoreporter blu, e dietro sotto avevo una maglietta nera ed era la divisa degli Ustascià, ma non lo sapevo, cazzo. E questi qui, tu Ustascià? No, Ustascià, no, no, Ustascià italiaschi. Fotoreporter, no, Ustascià, no. Che fra l'altro Trovarsi in erano una loro. zona sotto il controllo dei bosniaci vestito come un ustascia non è un buon affare nella primavera del 93. Gli ustascia sono gli appartenenti alle milizie croate, ma questa volta Christian riesce a farsi comprendere. I militari che incontra capiscono che è italiano e che non rappresenta una minaccia. La mattina mi arriva la notizia che appunto hanno trovato Christian. E quando ci vediamo lui è contentissimo perché pensava che avessero ucciso anche me, ci abbracciamo e mi dice che Guido, Fabio e Sergio in realtà non ce l'hanno fatta. Il trauma è stato pesante, effettivamente, dopo, perché comunque nessuno capiva quello che stavo vivendo, neanche Agostino, ero solo, comunque va bene, ero salvo. Non mi facevano parlare con i miei, non mi facevano telefonare, non ho mai ben capito, è successo qualcosa di strano che non va bene, non fa niente. Lunedì 31 maggio, 2 giorni dopo l'eccidio, la vicenda sembra giungere a un epilogo. Sembra, per Agostino e Christian, la salvezza è amara.
I corpi di Guido, Fabio e Sergio sono ancora là, nei boschi, in attesa di essere ritrovati, riconosciuti. Io e Christian facciamo di tutto per andare a recuperare i corpi di Guido, Fabio e Sergio. Insomma, c'è un po' di difficoltà per organizzare la missione. Insomma, poi alla fine facciamo una missione e riusciamo ad andare a recuperare i corpi di Guido, Fabio e Sergio proprio nei posti dove sono stati uccisi. La missione di recupero avviene martedì 1 giugno. È guidata dal Britbat, come veniva chiamato all'epoca il battaglione britannico dei caschi blu, impegnato nella missione di peacekeeping nell'area di Gornibakov. Niente, ci portano lì. Carri armati, c'è la guerra. Ci sono i cecchini, ci sono le mine, cazzo, dentro i carri armati. Ci portano lì, arrivo lì, li faccio lì, c'è Guido, e l'ho visto ancora, l'abbiamo visto. E da lontano dico, lì c'è Fabio, gli indico. Troviamo subito il corpo di Guido, che in realtà è senza scarpe, gli avevano rubato anche le scarpe proprio nell'assurdità della guerra e del conflitto. E poi troviamo il corpo di Fabio, in realtà il corpo di Sergio si fa fatica a trovarlo, almeno ci dicono che non lo trovano, perché effettivamente non era messo bene, ecco. Il corpo di Sergio è in fondo una scarpata. Le sue condizioni sono pessime. I militari decidono così di tornare il giorno successivo per completare la missione. You could hear the flies. As we got closer and went down the banking into the dip where the last body was that we recovered, the depression in the ground, you could hear the flies. And it was really quite loud. Questa è la voce di un soldato dei Britbat che partecipa al recupero dei corpi dei tre italiani. We just walked towards him, and that's when we found the last body. As I approached him, he was laid face down, and his head was towards me. I still remember thinking, well, he's still got his watch on, and his watch is still working. Il corpo di Sergio è sdraiato, la faccia rivolta verso il terreno, l'orologio ancora al polso. The right hand side of the torso were wounds that would have been conducive with a bladed article, a bladed implement being used, a knife or a bayonet or something similar. And the doctor actually said the likelihood was that when this man was shot, it didn't kill him, but they finished him off with a knife. Vicino al cadavere martoriato di Sergio, il militare trova un portafoglio. È proprio quel portafoglio che ci mostreranno Augusto e Franca Lana, i genitori del ragazzo, durante la loro intervista. Gli assassini hanno rubato i soldi, ma lasciato tutto il resto. Dentro il portafoglio ci sono ancora i documenti, la carta d'identità, la patente, persino un biglietto per un concerto di Ligabue a cui Sergio è appena andato. Il giorno del ritrovamento di Sergio ha così inizio il ritorno verso casa dei due sopravvissuti. E poi il giorno dopo ritorniamo verso l'Italia e noi siamo su, io e Christian siamo su una Jeep dei caschi blu e dietro c'è la Jeep con le salme di Guido, Fabio e Sergio, e anche lì ogni volta che ci giravamo vedevamo le loro salme. E noi salvi, ecco. Ad attendere la Jeep a Spalato c'è un aereo dell'aeronautica militare. È mercoledì 2 giugno 1993. Sono passati 4 giorni dall'eccidio. La notizia ha già fatto il giro del mondo. 3 pacifisti italiani sono stati uccisi mentre portavano aiuti umanitari alle popolazioni bosniache assediate. Solo 2 dei 5 che sono partiti potranno raccontare ai propri cari cosa è successo veramente.
Nessun movente, cronaca di un eccidio, è un podcast scritto da Lorenzo Faggi e Anna Giunchi. Collaborazione ai testi e ricerche Manuela Stura. Musiche e sound design Simone Lombardi. Una produzione, One Podcast.